nasce questa mostra? Questa mostra nasce come un omaggio contemporaneamente alla maestria del fotografo Aurelio Amendola e all'ultima cena di Andy Warhol. Si tratta di due serie di Aurelio Amendola che ha ritratto il grande maestro della pop americana nel 77 e nell'86, accompagnate, come dire, o introdotte forse potremmo dire meglio, da una versione dell'ultima cena di Andy Warhol, che sappiamo essere stato il motivo della sua ultima grande esposizione personale avvenuta in Italia, proprio al Palazzo delle Stelline, e quindi tutto si lega in qualche modo tra Milano, New York e Pistoia. Siamo in un trentennale, se non ricordo male, anche. Siamo nel trentennale per l'appunto della morte di Andy Warhol e potremmo dire che davvero la serie che Amendola fa a New York nel 1986 è una delle ultimissime, se non l'ultimissima, sessione di ritratti ufficiali, una delle ultime sessioni di ritratto che conosciamo di Andy Warhol. Quindi anche questa ricorrenza, che certo non è una ricorrenza allegra, però serve a mettere di nuovo in gioco il lavoro da un lato di un grandissimo artista, dall'altro di un grandissimo fotografo, entrambi sicuramente che concentrano il loro sguardo attraverso la macchina fotografica.